attenzione, la giungla che c'è. Di strano cosa starà mai succedendo? Un grande evento di sicuro, perché tutti aspettano. Anche le stelle stanno certo guardando. L'orsa maggiore brilla chiara nel cielo. Sarà la guida di chi presto per noi sta arrivando qui. Nasce stanotte un gran re che non conosce paura. Combatterà con lealtà, poi ruggirà la bianca luna. Simba, re Simba, nei guardi leone, proprio un campione. Simba, re Simba, la sfida comincia, e chi ti fermerà? Il potere dei topolini. Dopo aver superato il deserto e trovato gli alleati in Africa, Simba e i suoi amici si sono fermati a pernottare in Egitto, vicino a delle rovine, perché domattina dovranno affrontare un altro faticoso percorso. Infatti, la loro meta da raggiungere è la montagna del Kilimanjaro. Ma purtroppo non tutti dormono. Tin e XL, i soliti curiosi e sempre alla ricerca di tesori nascosti, stanno già ispezionando il posto e lo stanno facendo con la massima cautela, perché non vogliono farsi vedere da nessuno. Siamo fortunati, forse non ci ha visto nessuno. Che si fa? Gli antichi egizi nascondevano dei tesori in questi templi. Io fame, tanta fame. Smettila di fare tanto rumore, se no ci scopriranno. Aspetta, andiamo via libera, seguimi senza far rumore. Vedi dove dobbiamo andare? Gli egizi erano un popolo ingegnoso. Avranno nascosto il tesoro in modo eccezionale. Scommetto che il nostro istinto di pirati ci condurrà al nascondiglio. Nessun tesoro a segreti per noi. Lo avranno nascosto in un posto talmente ovvio che nessuno avrà mai pensato di darci un'occhiata. Fa più attenzione, brutto cicciottello. Scusa. XL, guarda là, siamo vicini al nascondiglio. Sì? Quella è la statua di un dio degli antichi egizi. Gli egiziani offrivano doni ai loro dei. Adesso ti è tutto chiaro? Insomma. Coraggio, sali! Tira? Che fatica! Io do un'occhiatina in giro. Aspetta, devo riprendere fiato. Guarda, guarda. Andiamo lassù. Oppila! Oh, che panorama! Che profumo! Che cos'è? È grano turco! Non è il momento di pensare a mangiare golosone! Dai, vieni fuori! Avevo ragione! È grano turco! Ho trovato un chicco di grano turco! Che sta succedendo? Non lo so! Dove stiamo andando? Dove siamo finiti? Non lo so, non si vede niente.
Che cosa stai facendo? Ma mangio. Cosa? Ma come puoi pensare? Vi porgo il benvenuto, nobili e intrepidi viaggiatori. Sentito anche tu quello che ho sentito io? Sì, qualcuno ha parlato. Ma io non vedo nessuno. Benvenuti nella tomba del faraone Ramse II. Bene, siete arrivati, è da 3000 anni che vi aspetto. Ma quello parla con noi, ti aspetta da 3000 anni. Sì, 3000 anni vissuti in questi anfratti tenebrosi, ad attendere che la predizione degli dei si realizzasse e che voi veniste a me. Sì, proprio voi, signori miei. Scusa, vuoi dirci chi sei? Già, presentati, Acimichia. Io mi chiamo Ratmosis. Piacere. Sono il guardiano della tomba di Ramse II. Ramse II? Sì, miei signori, sono 3000 anni che veglio sulle sue divine spoglie e sul suo tesoro sacro. Hai sentito cosa ha detto? Oh sì, l'abbiamo trovato. Dov'è svelto? Avanti, parla, dove si trova? Ti prego. Ma dove? Non lo vedo. Qui non c'è nessun tesoro. Perché 3000 anni fa i predoni del deserto hanno saccheggiato il tesoro, purtroppo. Cosa hanno fatto? Hanno fatto razzia, ma anche questo era stato predetto dal mio sovrano. Rattus, faraone di tutti i topi dell'Alto e Basso Egitto e contemporaneo di Ramse II. Vogliamo il tesoro, non una lezione di storia. Già, noi non conosciamo quella gente. Non abbiate paura, è scritto che il tesoro vi appartiene, è la volontà del mio sovrano. Come hai detto che ti chiami? Il mio nome è Ratmosis, sono qui per servirti. Sì, certo, bel nome, ma ti avverto che non mi piace essere preso in giro. E se il tesoro è stato rubato dai predoni? Appunto. Come puoi consegnarcelo? Ma è qui da sempre. Che domande mi fate? Ci prendi per due sciocchini? Non sarà che le tenebre ti hanno dato alla testa? In ogni caso, ti daremo una bella lezione. Aspettate, ora mi spiego meglio. Era ora e ti consiglio di essere molto convincente. Questo è l'ingresso del mausoleo di Ramse II. Ubicate nei sotterranei ci sono più di una cinquantina di camere dove sono stati conservati i sarcofagi sacri, ma nei piani inferiori ce ne sono ancora di più, vedrete. Seguitemi da questa parte. Vedete, questa è la tomba del grande faraone egizio Ramse II e della sua diletta sposa, amata da tutto il popolo per la sua bontà e bellezza. Com'è bella! Le loro spoglie e quelle dei loro 5 figli sono qui. Anche il tesoro prima era qui. Adesso dove è finito? Vi prego di avere ancora un po' di pazienza. Non fatemi domande. Ecco a voi il mio sovrano, faraone di tutti i ratti dell'Alto e Basso Egitto, Rattus, e la sua consorte, la creatura più graziosa che sia mai vissuta sulla terra, la regina Bianca Latte. Già. Che topolina meravigliosa! Un vero tesoro! Ma il tesoro dov'è? Niente paura, ora lo vedrete. Seguitemi, vi prego. Te l'avevo detto che c'era un tesoro, l'ho sempre saputo io. E l'avevano nascosto anche bene. Sì, ma il mio istinto di pirata è infallibile. Da questa parte. Questa è la statua di Rattus. Venite, avvicinatevi pure, miei signori. Siete giunti al tesoro. Veramente non vedo niente. Nemmeno io. Non è che ci sta prendendo in giro? Osservate qui. Una scalinata. Un passaggio segreto. Vogliamo scendere? Vi faccio strada io. Coraggio. Senti. Piano però. Perché ti fermi? Seguitemi, signori. Non ci starai tendendo una trappola? È una semplice scala nascosta, collegata al passaggio segreto che conduce al tesoro. Finalmente scopriremo il nostro tesoro. Diventeremo ricchissimi. Ehi, ma quelli siamo noi. Cosa fa vedere? Questa sì che è bella. Siamo venuti bene, non ti pare? Già, come sono bellino. Avete visto? Non vi avevamo preso in giro. Era scritto che un giorno sareste giunti qui. Potevate saperlo 3000 anni fa. Visto? Siamo proprio noi con il tesoro. Ora mi credete, sappiamo tutto di voi. Noi conosciamo i vostri antenati, sappiamo quando siete nati, abbiamo seguito le vostre avventure e la vostra carriera. E il tesoro?
Allora che cosa aspetti a darcelo? Sarà vostro se siete quelli che sembrate. Quando saremo in possesso della prova inconfutabile che siete quelli che pretendete di essere, il tesoro sarà vostro. Quindi tu dubiti che noi siamo noi? Io non mi permetterei mai. Noi siamo noi, ne siamo sicuri. Il grande Rattus, il mio sovrano, concepì un metodo infallibile che dimostrerà se voi siete realmente Tin e XL. Si tratta di una macchina dalla precisione incredibile creata appositamente per questo giorno. Deve essere divertente. Fermati, non salire. Oh, perché? Non possiamo sapere che cosa serve questa macchina. Il suo funzionamento è quello di una bilancia che determina chi ha diritto a impossessarsi del tesoro. Quando ci salirete sopra, il vostro peso dovrà essere esatto al milligrammo. E se è quello previsto dal mio sovrano, per voi si apriranno le porte della sala del tesoro. Ho appena mangiato un chicco di grano turco. Ma sia ben chiaro, qualora il vostro peso non corrispondesse a quello previsto, cosa ci succede? È ovvio che verrete castigati tutti e due per aver profanato la tomba di Rattus. Castigati? Ma il mio sovrano ha previsto tutto, anche il vostro peso. In caso di errore? Verrete trapiti da centinaia di frecce. Se siete davvero Tina e XL, i due topi pirati, come affermate di essere, non dovete temere nulla. Andiamo a vedere l'affresco. Sì. Ecco, mi hanno dipinto più magro di quello che sono. E se Rattus si è sbagliato, io ti lascio la pelle. Come osate dubitare della proficienza di Rattus? Sappiate che chiunque l'offenda è destinato a una fine terribile. Te l'ho sempre detto, sei un ciccione cicciottello, XL. Adesso basta, è giunta l'ora di salire sulla bilancia. No, non lo voglio il tesoro, io voglio offendere Rattus. Vi ordino di salire su quella bilancia, chiaro? Ho capito, non urlare. Se non obbedite, vi farò fuori personalmente. Capito? Sarà tutta colpa tua. Guarda, la porta si è aperta! Oh, il tesoro nostro! Evviva! Il tesoro! Voglio fare un bagno! Mentre i topini Tin e XL stanno esternando la loro gioia davanti a tutto quell'oro e a quelle pietre preziose, gli altri nostri amici dormono tranquillamente, in attesa di rimettersi in cammino non appena sarà giorno. Sono contento. Anch'io. Ecco fatto. Dopo 3.000 anni la mia missione l'ho portata a termine. Ormai mi resta solo un ultimo dovere da compiere: portarvi da Rattus. Rattus vuole vederci. E perché? Sua Altezza vi attende per consegnarvi il più grande dei tesori. Seguitemi, per favore. Dove andiamo? Nel tempio. Oh, ma questa è magia. Oh, il tesoro. Verremo a prenderlo dopo, Cerca di non fare scherzi, amico. E il tesoro è già vostro. Perderete l'incontro col destino. D'accordo, veniamo con te. Sì, veniamo. Le sorprese per Tin e XL non sono ancora finite. La loro esperienza notturna è davvero emozionante. Accipicchia, dove ci troviamo? Questo è il paradiso. Che belle topolino. Dovete sapere, miei signori, che in questo palazzo nessuna delle persone che scorgerete potrà vedere. Sì, perché? Siete stati trasportati nel regno dei faraoni. Solo chi è dotato del potere magico potrà vedervi. E siccome il grande Rattus e la regina Biancalatte lo posseggono, vi stanno aspettando. Seguitemi avanti. Comincio ad avere paura. Non sarà una trappola. Questi guerrieri non mi piacciono. Anch'io mi sono antipatici.
Eccoci arrivati. Mi senti in soggezione? Quando racconteremo questa storia ai nostri amici non ci crederanno. Fate silenzio, miei nobili signori. Siete in presenza dei nostri sovrani. Oratus, grande faraone dell'Egitto, il tuo servitore si inchina al tuo cospetto. Ecco i topi pirata che provengono dal futuro. Ah, già, è vero. Ah, sì. Ritirati pure, grazie. Hai visto la regina? Sì. Vi ho atteso per 3000 anni, ma ora la mia missione si è conclusa. Vi auguro buona fortuna, miei signori. Ciao. Vi ho convocati qui per consegnarvi il supremo tesoro che vi spetta. Questi medaglioni portano l'effigie sacra dei poteri magici. Possono essere portati solo da esseri superiori. Vi conferiranno poteri sovrannaturali e misteriosi. È giunta l'ora di tramandarli a voi. Avvicinatevi, per favore. Ixel, ti consegno solennemente l'effigie sacra. Nel corso di lunghi anni di ricerche, i nostri più dotti maghi d'Oriente hanno stabilito che siete i nostri unici discendenti degni di portare l'effigie sacra dei poteri magici. Utilizzateli con saggezza e giustizia. E così anche Tina e Ixel hanno il medaglione dai poteri magici. Li hai trovati? No, ho cercato ovunque, ma non li ho visti. Chissà, potrebbero essere stati divorati da una donnola. Non sono il massimo dell'astuzia, ma non penso che si sarebbero lasciati divorare senza opporre resistenza. Chissà dove sono andati a ficcare il naso. Dovremmo lasciarli qui, se lo meritano. Miner, non essere sciocco, non se ne parla nemmeno di lasciarli qui. Dobbiamo trovarli. Ognuno di noi andrà in una direzione diversa. Simba, ho trovato il berretto di Ixel. Dov'è? Laggiù, alle rovine del tempio. Ora vi faccio vedere, seguitemi. Simba dimostra di essere già un capo. Non può abbandonare i suoi amici topini, quindi farà di tutto per trovarli. Eccolo! Che strano, è incastrato tra due pietre. Che cosa ne pensi? Per me sono stati mangiati da una donnola. Oh, che nervoso! Deve smetterla di fare il mimo. Cosa aspetta di imparare a parlare? La pietra si è mossa! Deve esserci un passaggio! Se la donnola si trova là sotto, assaggerà i miei artigli. Il mio fiuto dice che i due topini sono passati di qua. Sicuro? Senti il loro odore? Ma certo! Il mio fiuto non mi inganna. Dobbiamo cercare di capire il meccanismo di quelle due grosse pietre. Al lavoro! Coraggio, spingi. Lampo, come mai tu non li aiuti? A cosa stai pensando? Dimmelo. Guardate, sono svenuti. Tiriamoli fuori. Vado io. Aspetta. Rischi di rimanere laggiù, sei il nostro capo. E non possiamo perderti. Se permetti, lo farò io.
Luca, sei davvero geniale. Grazie, amico mio. Oh, sono Conciotti Maluccio, ma il cuore batte. Diamogli dei sali. Tieni. Ancora? No, basta così. Vedi, forse delle ferite. No, non è vero. Il tesoro, è mio il tesoro. Datemelo, è mio, mi sbatto. Ma che sta dicendo? Rotmosis, dove sei? Credo che voglia bere un po' di latte. Portaci nella sala del trono, svelto. Coraggio, svegliatevi. Io credo che abbiate battuto la testa. Devono aver preso una bella botta. Pensi che guariranno? Speriamo. Oh, vi siete svegliati. Dite un po', vi siete avventurati fra le rovine e quando le pietre si sono aperte avete picchiato la testa, è così? Niente affatto, non abbiamo battuto la testa. Abbiamo trovato il tesoro di Ratus e abbiamo conosciuto Biancalatte, la topolina più bella che abbia mai visto. È ora di rimettersi in marcia. Credi che siano in grado di camminare? Oh sì, senza dubbio. No, non voglio partire. Prepariamoci, dobbiamo andare. D'accordo, vado ad avvertire gli altri. È bello essere ancora tutti insieme. Anche i due topini sono dei bravi compagni. Peccato che siano sempre alla ricerca di un tesoro. Abbiamo scoperto un tesoro davvero fantastico. Tu non mi credi, ma è la verità. Prova a chiederlo a XL. No, smettetela, sono tutte bugie. Bugie? Allora, venite, sì o no? I nostri topini sono delusi. Nessuno vuole ascoltare la storia che hanno appena vissuto. Tu che ne pensi? Ma credi che sia stato un sogno? Non è possibile! Lo sapevo! È tutto vero, XL, non è stato un sogno! A proposito, avevo anch'io un medaglione. Dov'è? Eccolo qua. Non apriamo bocca con nessuno. Shh, hai capito? Sì, d'accordo. Sono curioso di scoprire che genere di potere ha questo medaglione. Che ne pensi? Non voglio pensarci. Lo capiremo prima o poi. Comunque, non parliamone con nessuno. Sì, hai ragione. Presto, raggiungiamo gli altri. Passo. XL e Tin conservano i loro medaglioni. Chissà quali poteri magici essi racchiudono. Potranno servirsene per aiutare i loro amici ad affrontare i pericoli che li aspettano? Lo scopriremo insieme seguendo i prossimi episodi. Viva il sole, viva la luna, viva la pioggia e la pluma, viva la vita comunitaria, viva la vita sedentaria. Siamo amici, siamo compagnoni, ci ronzoliamo a caccia di emozioni. Ridiamo veloci, corriamo, questa che ci addormentiamo. Che bella calda vita, che pacchia dolce e sana. La gioia di vita, la giungla e la mamma, arbori il papà. Il re, il Silve, bimbo, eccoli qua e là. Il gufo professore, il soiattolo dottore, il corpo direttore, i topi extra large fanno bene al cuore se qui tu vuoi star. William gioca a palla, il canarino alla nota, corre il leopardo, striscia il serpentone, la lupa fa la guardia e la tigre che si arrabbia lì.